Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come state? Spero siate bene. Allora, prima di partire col video vi chiedo come sempre di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così rimanete sempre aggiornati su tutti i contenuti che pubblico. Allora ragazzi, oggi siamo qui con il, se non mi sbaglio, quinto episodio del Lo tengo o lo vendo con le squadre di Serie A. Allora ragazzi, oggi la quinta squadra di Serie A ho deciso, diciamo, di non seguire la classifica dell'anno scorso e fare la classifica con la Roma. Allora, ragazzi, vi ripeto, questi sono sempre i miei pareri personali, quindi non cominciate a dire ah, così, così e cos'ha. Ovviamente io parlo, diciamo, di un mio parere personale e dico cosa ne penso appunto dei giocatori. Allora, ragazzi, il primo giocatore che mi esce dalla rosa della Roma è Rui Patricio, ragazzi. Rui Patricio, che molto probabilmente sarà il titolare della Roma quest'anno. Comunque è un giocatore d'esperienza, 34enne. Allora, secondo me per quest'anno può ancora andare, ma secondo me, ragazzi, la Roma, se vuole comunque fare un passo avanti, il prossimo anno, ragazzi, deve fare dei passi in avanti comunque. È giusto che acquisti altro, però secondo me per quest'anno ci può stare e onestamente me lo tengo. Secondo portiere, ragazzi, Svilar, che comunque è un ottimo giovane, non lo venderei, ragazzi, perché ripeto, è sempre bello puntare sui giovani. Svilar, secondo me, è un portiere di buona prospettiva, 22enne, come ho detto. Se proprio non lo devi far giocare titolare, cioè, o comunque non gli puoi garantire tante partite, perché appunto, a meno di infortuni, gioca sempre Rui Patricio, lo mandi in prestito, però onestamente non lo venderei. Stessa cosa per Boer, non so come si legge, comunque che è un portiere ventenne, soprattutto italiano, della primavera, se non mi sbaglio pure della Roma. Quindi se proprio non lo fai giocare, lo mandi in prestito. Andiamo ragazzi adesso ai difensori, che sono 5, sì. Partiamo allora ragazzi con Rogério Ibáñez. Allora, Rogério Ibáñez, ragazzi, che comunque l'anno scorso ha fatto una discreta stagione, però ragazzi io so che a molti piace il romanista, a me Ibáñez non fa impazzire. Quindi onestamente io sto parlando da interista in questo caso, non seguendo tanto la Roma, lo venderei per prendere magari un giocatore un po' più giovane. Andiamo avanti, l'altro difensore centrale, ragazzi, Roberto Mancini, sì vabbè Roberto Mancini, Gianluca Mancini, che comunque l'anno scorso ha fatto una buona stagione, è stato sempre titolare, quasi sempre con Smalling, e comunque ragazzi è uno dei titolari fissi in difesa della Roma e quindi me lo tengo. Andiamo avanti con Kumbulla. Kumbulla ragazzi è comunque stato preso dall'Hellas Verona come un difensore che veramente potesse diventare molto molto forte, però non ha fatto benissimo da quando è arrivato alla Roma. Però ragazzi se vendi Kumbulla poi rimani praticamente con due difensori centrali e poi resti con nessuno praticamente. Quindi onestamente io come panchinaro, a meno che non rinforzi, me lo devo tenere per forza. Smalling ragazzi, che dire, 32enne, tanta tanta esperienza, è stato quasi praticamente sempre il titolare insieme a Mancini e ovviamente non posso far altro che tenerlo. Andiamo con l'ultimo difensore centrale ragazzi della Roma, che è Bianda. Bianda, che è un difensore centrale 22enne, ripeto, stessa cosa, stesso discorso che ho fatto con Boer e Svilar. Se proprio non devi farlo giocare, mandalo in prestito, perché comunque è giovane e secondo me può crescere tanto. Andiamo ragazzi adesso ai terzini. Spinazzola, raga, che dire, Spinazzola sarà il titolare inamovibile della Roma. L'anno scorso l'abbiamo visto poco perché comunque a causa comunque dell'infortunio che ha subito durante gli europei. Spero e penso che quest'anno possa dare una grandissima mano alla Roma, sia da terzino sia soprattutto da esterno. E ovviamente, ragazzi, non posso far altro che tenerlo. Andiamo avanti con Vigna. Vigna, ragazzi, che a me non piace assolutamente. Non mi piace, nulla da dire. Ha fatto veramente poco quest'anno. E onestamente, ragazzi, valendo 7 milioni e mezzo, me lo vendo. Andiamo avanti, ragazzi, con Calafiori, altro terzino sinistro, ventenne italiano, ragazzi, anche lui dovrebbe essere anche lui della primavera della Roma, penso. E onestamente, ragazzi, come ho già fatto, ripeto, farò la maggior parte dello stesso discorso per tutti i giovani. Se non devi farlo giocare, mandalo in prestito, ma Calafiori non lo vendo. Andiamo avanti, ragazzi, con il nuovo acquisto di quest'anno per la Roma, che è Celik. Celik, che comunque molto probabilmente giocherà come titolare, o almeno comunque giocherà la maggior parte delle partite alternandosi con Karsdorp. E 18 milioni, raga, ovviamente devo tenerlo perché non l'ho ancora visto giocare. Karsdorp, ragazzi, Karsdorp che comunque quest'anno è stato il titolare, a me non mi fa impazzire più di tanto. Però, raga, ripeto, vendendo tipo i Karsdorp, giochi solamente con Celik, e comunque è sempre un punto interrogativo, visto che comunque Celik è il primo anno che gioca in Serie A. Quindi, ragazzi, non per cosa devi tenerlo.
almeno un panchinaro che almeno ha esperienza in Serie A. Andiamo ragazzi adesso al centrocampo. Comunque la Roma ha una rosa lunghissima. Andiamo al centrocampo. Cristante, ragazzi, Cristante, vabbè, raga, per forza, lo devo tenere per forza. L'anno scorso ha fatto una buona stagione. Non so se questa cosa sarà titolare, visto che è arrivato Matic, bisognerà vedere, però comunque, ragazzi, sia da panchinaro sia da titolare, Cristante lo devi tenere. Diawara, ragazzi, che onestamente non ha giocato nulla, pochissimo quest'anno, se non sbaglio, comunque a 25 anni, infatti vale 6 milioni, il suo valore di mercato è sceso veramente drasticamente e lo vendo. Andiamo avanti, ragazzi, altro mediano, Matic, che è arrivato quest'anno, per forza, lo devo tenere, per forza. Poi, ragazzi, andiamo con Darboe. Adesso qua abbiamo Darboe e Trippi, ragazzi. Due giovani che comunque non so quanto potranno vedere il campo quest'anno. Stesso discorso che ho fatto per gli altri, li mando in prestito. Veretout, ragazzi, non posso fare nessun discorso perché non so a chi, forse al Marsiglia, non sono sicuro, ma comunque è già stato praticamente venduto dalla Roma, Veretout. Quindi devo per forza venderlo perché ormai è quasi ufficiale. Villar, ragazzi, Villar che è stato preso come un giocatore di prospetto, non ha fatto benissimo quest'anno, quasi nulla, ha già 24 anni, vale comunque 5 milioni, raga, io onestamente lo venderei. Andiamo avanti con Bove, ragazzi, che quest'anno ha giocato pochissimo, 20 anni, anche lui italiano, stesso discorso, lo mando in prestito. Andiamo ragazzi al giocatore che praticamente l'anno scorso ha dato una grossa mano alla Roma e è venuto un po' 4-4 senza grandissime aspettative, ragazzi, e invece ha fatto un salto di qualità incredibile. Parliamo di Zalewski. Zalewski, ragazzi, che non so come giocherà quest'anno la Roma, però molto probabilmente giocherà con il 4-2-3-1 o il 3-4-1-2, non lo so, non ne ho idea. Però comunque bisognerà vedere se Spinazzola verrà usato come terzino sinistro o se appunto se Zalewski se la dovrà giocare sulla fascia sinistra con Spinazzola e quindi di conseguenza la Roma giocherà con una difesa a 3. Bisognerà vedere, però comunque ragazzi Zalewski 20 anni, onestamente me lo tengo tutta la vita. Stessa cosa ragazzi per il capitano Lorenzo Pellegrini, vabbè, c'è poco da dire su Lorenzo. Andiamo avanti ragazzi con Coric, onestamente raga 25 anni, 800.000 euro. Lo vado a vendere senza neanche pensarci. Stessa cosa, ragazzi, per Kluivert. Non ha visto praticamente il campo, ma molto probabilmente so che la Roma l'ha già quasi mandato altrove. Forse al Nizza di nuovo, non lo so, ragazzi. Però so che molto probabilmente verrà venduto Kluivert. Quindi lo devo vendere per forza. Esharawy, ragazzi, comunque ormai c'ha 29 anni, vale 6 milioni. Non ti farà fare tutte queste casse, comunque tutti questi soldi. E quindi, ragazzi, a sto punto, per avere comunque un rimpiazzo sulla fascia sinistra, per far giocare un po' di partite magari con le squadre un po' più di bassa classifica, me lo tengo. Poi, ragazzi, andiamo avanti con Zaniolo, che comunque si pensava che a inizio campionato, cioè scusate, a inizio calciomercato, dovesse essere venduto, e invece è ancora qui. C'era l'interessamento della Juve, sappiamo benissimo, però tutto fa pensare che magari Zaniolo possa restare alla Roma facendo appunto coppia con, cioè facendo il trio con Dybala e Abraham. E ovviamente, ragazzi, se fossi io me lo terrei, ovviamente. Non faccio lo stesso discorso per Carles Perez, che l'anno scorso, ragazzi, non ha giocato praticamente mai, se non forse qualche spezzone, non ne ho idea, però, ragazzi, la Roma ha bisogno di giocatori un po' più forti, e onestamente Carles Perez me lo vendo. Dybala, ragazzi, per forza lo devo tenere perché è arrivato quest'anno. Abraham, ragazzi, l'anno scorso, la prima stagione che ha fatto la Roma, ha fatto veramente alla grande, quindi me lo tengo. Shomurodov, ragazzi, invece, decido di mandarlo in prestito al massimo, o forse mi conviene tenerlo per dare comunque un rimpiazzo ad Abraham per farlo un po' rifiatare. Poi invece chiudiamo con Afena Yan, che comunque, ragazzi, ha 19 anni, vale 6 milioni. Non lo venderei, però se comunque non gioca, perché comunque non gioca tantissimo, visto che comunque c'hai Abraham davanti, anche Shomurodov, mandalo in prestito. Queste, ragazzi, sono le mie opinioni, comunque ciò che penso sui giocatori della Roma. Fatemi sapere qui sotto con un commento chi vendereste e chi terreste invece anche voi. Vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale attivando la campanellina e ci vediamo con un prossimo video. Bella ragazzi.